InfoSmartFontPunto.net. Buongiorno, buonasera, seconda da InfoSmartphone.net. Noi torniamo dopo un po' di tempo di assenza. In effetti sono diversi mesi che il nostro sito e il canale YouTube è stato momentaneamente sospeso. Perché? Perché diventa difficile integrare insomma, il lavoro mio e quello dei miei amici che mi hanno aiutato all'epoca con quello che è la passione per i telefoni, per l'high tech, per internet, per le recensioni. Insomma, abbiamo sospeso. Ora ho deciso di riprendere da solo, perlomeno con il canale YouTube. Poi successivamente vedrò se avrò il tempo, per poter riprendere anche il sito infosmartphone.net o comunque un sito similare. Bene, comunque, dato che diventa sempre più difficile reperire telefoni a titolo gratuito per recensioni, eccetera, ho deciso, dopo aver verificato su internet, effettivamente ci sono su YouTube, soprattutto sui canali in italiano, diverse lacune, diversi buchi da colmare per quanto riguarda i telefoni, smartphone, ne è pieno YouTube in ogni lingua e anche in italiano. Per quanto riguarda altri articoli, magari un po' più di nicchia, un po' magari che creano anche meno interesse, però insomma, vedo che in italiano c'è poco o niente. Quindi ho deciso di cercare in qualche maniera come dire, di bloccare, cioè, insomma, di colmare per quanto mi è possibile questa lacuna. Detto ciò, passiamo alla recensione. Qui davanti avete un orologio particolare, perché, scusate, ho un po' di raucedine, dovuto anche al tempo, al clima, ai meno 5 gradi che ci sono in questo momento. Come sapete, io non taglio mai nulla, vado a braccio e quindi non sto a tagliare neanche la mia raucedine. Torniamo a essere seri. Quindi, recensione di un orologio particolare, è un Seiko. Molto carino, nel senso è un orologio, vi dirò poi il prezzo, che fa pensare a poca cosa, però poi in realtà il contenuto non è male. Questa, vabbè, è la scatola abbastanza anonima, via, non stiamo neanche ad aprirla perché c'è solito il cuscinetto. Ah, volevo farvi vedere una cosa, però effettivamente il cuscinetto a parte, sì, non è neanche perfetta, non so, però qua c'è, l'ho comprata, ve lo dico tranquillamente, su Amazon. Nell'etichetta, vediamo se riusciamo a inquadrarla, il prezzo è 185 in dollari, 185 dollari, quindi più o meno 150 euro. Faccio vedervelo già, dato che abbiamo parlato di prezzo da subito. Io su Amazon questo orologio l'ho comprato, l'ho trovato a 62 euro. Mi sembra che adesso non ci sia più quella cifra, almeno 10-15 euro in più bisogna spenderli. Comunque, veramente un entry level, come prezzo perlomeno, scusate. Ok, rimettiamo a posto la videocamera senza fare danni possibilmente. Vediamo un po' se ci riusciamo. Perfetto, ok. Questo è l'orologio. Che dire di questo orologio? Beh, allora, innanzitutto un Seiko serie 5. Il modello, nello specifico, è l'SNK805. Le dimensioni? Beh, è un orologio piccolo. Io ve lo metto vicino a una moneta da 2 euro, quindi le dimensioni dell'orologio, lo vedete, sono piccole, abbastanza un orologio, no? Non di quelli troppo patacconi, troppo voluminosi. Le dimensioni sono 36 mm la cassa, per 8 di spessore, quindi anche molto molto fine. Io cerco di farvelo vedere nei dettagli, vediamo se riesco a mettere a fuoco bene. È effettivamente un orologio piccolo ma ben rifinito e tra l'altro, meccanismo carico, ne parleremo dopo. Davvero fatto molto 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 bene e anche molto sottile. Guardate rispetto al mio dito, io tra l'altro non ho le dita enormi. Continuiamo col peso, anche oltre ad essere molto sottile e molto, cioè abbastanza piccolo come quadrante, pesa molto poco, leggerissimo, contribuisce alla leggerezza anche il cinturino in tessuto. Comunque sono 59 grammi. Il materiale della cassa, del cinturino, come vi ho detto, è tessuto sintetico, della cassa è acciaio inox, tra l'altro molto molto piacevole il tatto, e la chiusura fibbia classica, e vetro minerale antigraffio, non è zaffiro, ma è un bel minerale antigraffio. E il meccanismo qua ci dobbiamo soffermare, perché effettivamente a questa cifra, il listino sarebbe 150 euro,
pagato molto molto meno, trovare comunque un meccanismo meccanico, soprattutto su un Seiko, su un orologio importante, non è così semplice. E devo dire che peraltro funziona anche bene, perde pochi secondi al giorno. Adesso non so, io tra i 5 e 8, perde qualche secondo ogni giorno, ma è abbastanza normale per gli orologi automatici, soprattutto per gli orologi che non costano migliaia e migliaia di euro. Abbiamo il meccanismo esposto sul retro, potete guardare, molto piacevole, è molto scenico come orologio, a me piace veramente tanto. Dicevo, allora, meccanismo meccanico. Quindi è un meccanico, non è a quarzo, e ha ricarica automatica, quindi con i movimenti del polso, non bisogna ricaricarlo in maniera manuale con la rotellina. L'impressione, beh, più o meno l'ho già detta, no? Io trovo, non sto a dilungarmi più di tanto, è un orologio che funziona bene, bello, elegante e d'impatto soprattutto nel funzionamento, cioè nell'estetica. Parte posteriore, vediamo questo meccanismo veramente piacevole e che funziona peraltro molto bene, e al polso, il mio è un polso medio, vi faccio vedere come sta così, in questa maniera qua. E il mio è un polso, diciamo, nella media, né troppo grosso né troppo piccolo. Diciamo che i padelloni sono ben altra cosa. Conclusioni, beh, le ho dette, prezzo è quello che è, listino era 150 euro, ma nessuno lo paga più 150 euro questo orologio, lo si trova a molto meno su internet, perché lo paga 62, su Amazon non è più a 62 euro, mi sembra 72-75, non è stato preso direttamente da Amazon ma da uno store inglese. Per quanto mi riguarda la scatola è arrivata, oddio, non in perfette condizioni, potete vedere, un pochino, insomma. Se uno lo vuole fare come regalo, ecco, prima verificare che la scatola sia completamente a posto, ma poca roba, nel senso, non è certo una cosa così importante. Io lo definisco un ottimo primo orologio a movimento meccanico. Va benissimo come orologio da tutti i giorni, è giovanile, leggero, non ingombrante e quindi io lo promuovo davvero, davvero a pieni voti. A me personalmente piace anche molto nella sua semplicità, sia il quadrante che la cassa. Bene, penso di più o meno di aver detto tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, proporrò altre recensioni simili nei prossimi giorni e vi auguro, anche se forse in ritardo, buon Natale e felice anno nuovo. Ciao ciao!